alle compagne e compagni, sapete, però io lo volevo ribadire per ribadirlo. L'Unione Inquilini è il, diciamo, è l'unico sindacato inquilini che è stato invitato a partecipare alla Contromafia 2014, diciamo, la grande kermesse, diciamo insieme del mondo, proprio sul tema dell'antimafia sociale e sull'utilizzo degli immobili sequestrati alle mafie ai fini abitativi, insomma. E anche questa è una partnership, diciamo, che abbiamo conquistato in questi anni, ma di, insomma, io penso che ci dà anche la possibilità di vertenze territoriali, ecco, molto molto importanti in parti significative del paese, e non solo nel mezzogiorno, ecco, non solo nel mezzogiorno, perché sappiamo che i mobili sequestrati alle mafie, Lazio, Lombardia, abbattono con le altre realtà. Michelangelo, Unione Quindi di Via Reggio. Sì, grazie, buongiorno e buongiorno a tutti i compagni e compagni. Abbiamo ritenuto importante che la sede di Via Reggio anche a questo congresso spendesse le sue volontà e i suoi pensieri rispetto a quello che sta succedendo in tutti i territori. Una breve sintesi sulla situazione di Reggina. Io non so se qualcuno ne è al corrente. Via Reggio è la prima città in Italia, il primo comune d'Italia, è il comune più commissariato d'Italia. Noi siamo un po', abbiamo subito in pochi anni due commissariamenti di giunte comunali. In due anni ci sono stati due commissari prefettizi. Ora che abbiamo un commissario prefettizio, commissariati tutte le fondazioni, la maggior parte dei partiti di Reggio sono tutti commissariati. E la crisi ovviamente in questo ha mangiato, attaccato, aggredito. Questo però è uno scenario che abbiamo rivisto papale a livello nazionale. Ci hanno sempre detto che i tecnici, il tecnicismo, l'esperto nelle calcolatrici sarebbe stata la soluzione ideale per il nostro comune. Beh, abbiamo visto come Monti e i suoi servizi tecnici hanno rovinato, poi hanno distrutto il tessuto sociale dell'Italia. E ovviamente la ripercussione sui comuni, grandi e piccoli, è stata ovvia. Renzi è lo specchio della legge regionale della Sarcardi, una legge di macelleria sociale, una legge che noi abbiamo contestato fortemente in piazza con Unione Inquilini insieme all'Unione per i Movimenti, una legge che distruggerà fortemente i diritti civili, i diritti umani di ogni persona che ha la necessità di avere una casa popolare. Questo si è ripercosso anche sulle politiche abitative comunali. Nei vari comuni, credo soprattutto per esempio a Viareggio, è stata sempre portata avanti una politica speculativa dell'immobile, dell'edilizia privata, un'arroganza e una cattiveria con cui la richiesta nostra di abbassare i canoni, calmerare i canoni su comuni come il nostro, un comune molto turistico, è sempre stata rifiutata per la prospettiva di avere sempre maggiore entrata della renta speculativa finanziaria. Io non ho condiviso moltissimo l'intervento di ieri del ministro, forse sarò critico e mi arriveranno male con i compagni, però io credo che per la buona cosa, insomma, è stata avere un ministro che aprire un dialogo con il governo, ovviamente noi come sindacato dovremmo fare. Io credo che il suo punto sulla tassazione del gioco d'azzardo, su cui ovviamente siamo tutti d'accordo, potesse essere magari stato modificato dicendo potremmo noi combattere per chiedere di modificarlo, per dirgli oltre ad attaccare il gioco d'azzardo attacca la speculazione privata edilizia, perché forse quella è la volontà di non voler attaccare quello veramente, quello è il nostro nemico. Noi abbiamo ribadito sempre più volte sul Viareggio il nostro concetto di legalità, è una cosa su cui noi puntiamo molto, cioè la revisione del concetto di legalità. Su tutti i comuni, durante gli sfratti, durante gli sgombri, durante i litigi con gli assistenti sociali, con gli uffici casa, con gli assessori, con i sindaci, con tutte le figure istituzionali, c'è sempre stato additato e puntato dito contro come rivoltosi, come illegali, perché occupano case, perché bloccano gli sfratti. Ma il nostro concetto di legalità è diverso, cioè noi abbiamo un concetto: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere. E quindi per noi la riappropriazione di spazi sociali, la riappropriazione di immobili usati e portati a degrado, abbandonati, deve essere un atto dovuto, civile, umano, per tutte quelle persone che necessitano di un'abitazione e di vivere dignamente, dignitosamente la loro vita.
Quindi si sorpassa, secondo me, il concetto di diritto alla casa, ma si entra anche in un concetto di diritto all'abitare. Questo per noi è fondamentale come punto di partenza per la creazione di un blocco sociale che si costruisce nei territori, un blocco sociale che si costruisce con il conflitto, con un conflitto sociale, che però recentemente si viene portato avanti anche a Viareggio con un conflitto istituzionale. A Viareggio l'Unione Inquilini è nata solamente dagli sfratti, dai picchetti antisfratti, poi nel tempo siamo arrivati ad oggi ad avere 9 occupazioni. Dagli anni 70, che è una piccola città come Viareggio, molto piccola, molto difficile anche al concetto culturale, l'occupazione non vedeva da tempo. L'Unione Inquilini con questo è riuscita a Viareggio a essere il punto nevralgico dell'unione nelle lotte. Io ho condiviso un piano di intervento di ieri del compagno Margini che diceva: l'unione si riconquista nelle lotte. Io penso che sia il punto fondamentale e sacrosanto su cui dobbiamo ragionare da oggi al futuro. Cioè, l'unione si riconquista solo nelle lotte. Ora abbiamo visto degli esempi comunque di Grecia, in Spagna, su Podemos, Siriza, tutte magari le contraddizioni che potremmo tirare fuori. Però noi nel tempo abbiamo unito a Viareggio realtà molto diverse. In realtà è stata creata la Brigata Sociale Antisfratto, che ha unito l'Unione Inquilini come forma sindacale insieme al Centro Sociale, ai movimenti autonomi, a realtà antagoniste di, fortunatamente, anticapitaliste di antagonismo. Ha unito altre federazioni sindacali, ha unito partiti, e questo è stato creato perché solamente tramite la lotta siamo riusciti a creare un'unione. Mi ha fatto venire in mente l'intervento di Libera, che noi pochi giorni fa come Unione Inquilini a Viareggio abbiamo firmato e contribuito a stipulare la carta di intenti di Libera, associata a Versilia, che è stata presentata dai candidati sindaci che ora saranno a Viareggio. E l'Unione Inquilini ha partecipato, è stata insomma firmataria di questa carta di intenti sull'utilizzo e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata a scopo abitativo e per l'emergenza abitativa. Ma l'Unione Inquilini è riuscita a tessere un rapporto anche con molte altre realtà, realtà come Medicina Democratica, perché se ti viene tolto il diritto all'abitare, ovviamente la salute è uno dei primi fattori umani che viene attaccato. Siamo riusciti a connetterci anche con la rete ambientale, perché i distaccamenti dell'acqua, i distaccamenti del gas e della luce hanno poi portato una distruzione anche del territorio limitrofo per le politiche speculative di queste aziende, che non considerano più l'acqua come bene pubblico, come un referendum nazionale sancito, ma continuano arrogantemente a considerarlo un bene privato su cui fare speculazione. Altresì siamo riusciti a connetterci con la FIO, fortunatamente. Noi la giornata sfratti zero, l'ultima giornata sfratti zero, di solito tutti gli anni occupavamo. Quest'anno, per necessità e pochi spazi ormai occupati, perché abbiamo occupato l'occupabile, abbiamo deciso di fare un'altra giornata che fosse quella di riunire le lotte, soprattutto a livello operaio, e quindi abbiamo partecipato alla manifestazione della FIO territoriale su Viareggio, alla quale poi con molto piacere ha ripartecipato alla giornata sfratti zero. Ci troviamo oggi quindi con un'interconnessione generale di lotte, di amicizie che si sono formate, a vivere insieme una sorta di unione di beni comuni. Noi abbiamo creato questa cosa come Unione Inquilini, ne andiamo fieri su Viareggio perché crediamo di essere stato il motore nevralgico di poi tutta l'unione che c'è stata, e abbiamo creato Unione Inquilini come bene comune di tutti, la casa è un bene comune, ma anche l'acqua, il lavoro, la sanità, l'ambiente, l'istruzione. E questo è stato poi portato avanti con l'idea di creare un soggetto politico nuovo. La crisi politica che sta avvenendo su tutto il territorio nazionale, ma anche a Viareggio, sull'ovvia e la comprensibile allontananza dalle organizzazioni politiche come partiti o dalle organizzazioni sindacali, è ripartita fondamentalmente a Viareggio da quello che dicevo all'inizio, dall'unione all'interno delle lotte. E questo noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. Magari io invito anche, so che ci sono alcuni problemi, forse ancora dovremmo secondo me fare qualche passo. Noi abbiamo trovato qualche compagno che ci ha detto: beh, ma perché non siete ancora uniti, anche visto che avete fatto tutto
tutte queste unioni anche con Asia o USB. Poi ho detto, beh, noi non abbiamo assolutamente problemi, amici, con chi ha lo stesso minimo comune denominatore di portare le lotte e un beneficio umano e civile alle persone che sono gli oppressi e lottare insieme contro gli oppressori. Quindi sicuramente non ci schieriamo contro, ma come diceva Walter nel suo intervento, noi siamo aperti su tutti i fronti, su tutte le alleanze, ovviamente non con i fascisti, non con le destre, e neanche con la sinistra moderata democratica del Partito Democratico che sta distruggendo questo paese. Quindi ringrazio a tutti e saremo tutti buoni. Grazie, Michelangelo.